faccio la meno restante, io prendo, io vado a 58. E se invece faccio in quell'altro modo? Sì, ho tirato un, non mi ricordo. No, non sembra. Siamo pure. Invece il 3 così va a lui. Lui che tira per il 3, pesce e cartatello. Io ho contato 58 volte. Però se il signore comincia a giocare, se invece non lo prendo e gli lascio l'articolo contare, non vale dare il contatore. È una scelta tosta, perché non sbaglio, avete perso il pezzetto di lì. Chi ci dice che non si riesce? Tre a chi va? Prego a lui. Poi giochi tu. Poi c'è la roccia del 3, 10. Aiuto! Ma non c'è un tempo. La cosa del primo turno perché l'hanno messo a destra a fuori, perché tu hai capito qual è il problema, che posizione c'hanno loro? Non ti passano la marcaccia, la finezza, ci vorrebbe la finezza e la marcaccia. Anche il gol buttare in sette un altro. Per me qualcosa peschiamo. Per me qualcosa peschiamo. Però nell'altro modo. Fino a quale? Oh, ma la fa, quando tu mi hai. In altro modo sono partita di scanto 31 48 ha detto siamo 41 vanno a 58 lascio beh allora scusa Ugo ricordi dei miei insegnamenti voglio creare il pathos. Daremo indicazioni per la replica. Chi ha lui? Io. Poi gioco io, lui c'è il 3 in quarta. Avrebbe cena. 3 e 10. Andiamo sotto la luna. Se peschiamo. Se vado liscio è uguale, dobbiamo capire qua. Cioè dovremmo parlare piano loro e poi c'è il re che ce l'ha
C'è il re, quindi prego. Guarda come girava la carta. Proviamo, dai. Tanto dipende tutto da quello che c'è in mezzo. La scella qua dentro, lavatevi. Che porco, e che ci stanno a pensare? Che devi fare? L'ho preso, c'hanno 10, mi sarei andato sulla mesa 9. Ma non c'è ancora, prego, ne saltare il preso. Oh, che gli fai a fare? Quanto è finita? Perché praticamente potevo andare in casa per pigliare il treno, per caricare per forza, quanto è? Bravo!